Ciao a tutti, in questo video parliamo della serie di microfoni Austrian Audio Mi Creator. Prima di parlarvi per l'appunto di questo microfono, ma anche di questo, voglio raccontarvi un po' della storia di questo marchio di Austrian Audio. È un nome relativamente nuovo nel mondo dell'audio professionale che è tra l'altro distribuito in Italia da Mogar Music, che mi ha inviato in test questi microfoni. Nasce nel 2017, quindi appena 7 anni fa. In realtà appunto le sue radici sono molto più antiche, perché Austrian Audio nasce dal leggendario, dico leggendario perché era il dipartimento ricerca e sviluppo di AKG, che insomma è un brand che non ha bisogno di presentazioni. Cosa succede? Che quando AKG decide di chiudere il suo storico stabilimento, un gruppo di ingegneri e tecnici chiaramente altamente specializzati decise di fondare Austrian Audio, appunto con una competenza ed un know-how sviluppati e maturati in tantissimi anni di lavoro al top in uno dei brand che ha fatto la storia, insomma, dei microfoni per l'audio professionale. L'obiettivo di Austrian Audio qual è? È quello di partire dall'esperienza di AKG, che insomma mi permetto di dire soprattutto quando c'era ancora lo stabilimento, quindi tanti anni fa, faceva dei microfoni veramente di livello incredibile. Non che adesso non lo siano, ma sicuramente se avete provato magari dei 414 recenti e dei 414 di un bel po' di anni fa, insomma la differenza c'è. L'obiettivo quindi è partire da questa esperienza e know-how maturati sulla ricerca e sull'ingegnerizzazione di microfoni di quel livello, uniti alla tecnologia moderna che il mercato ed il mondo offre. Ecco, questo è un punto importante, perché vedo che tanti marchi, diciamo, blasonati, che hanno tantissimi bestseller storici favolosi e meravigliosi, secondo me non sono così davvero al passo coi tempi a livello di innovazione tecnologica nel settore di microfoni, schede audio, come magari dei brand più nuovi che molto spesso appunto integrano personale di grandi aziende. E quindi secondo me questo può essere un connubio molto interessante. Voi sapete che non sono un grandissimo fan dei prodotti Only One USB, pochi mi hanno colpito, ma in generale diciamo preferisco che ogni elemento della catena faccia quell'elemento della catena, quindi la scheda audio faccia la scheda audio, il microfono faccia il microfono e così via dicendo. Allo stesso tempo però, più passa avanti, più le esigenze di mobilità crescono, quindi si fanno tante cose fuori. C'è il settore per esempio dei podcast, che ormai è diciamo molto avanti come sviluppo e anche come investimenti che si fanno sul settore. I video ricoprono un ruolo ormai fondamentale nella nostra società, insomma, per i social e per tutti gli strumenti digitali che utilizziamo, e quindi fare contenuti audio in mobilità è diventata un'esigenza ovviamente importante, oserei dire quasi al pari dell'esigenza di fare cose in studio registrazione, purtroppo o per fortuna, punti di vista. Comunque, ho raccolto volentieri l'invito di Mogar di testare Austrian Audio, che appunto è distribuito in Italia in esclusiva da Mogar, proprio perché anche io ho bisogno di alcuni prodotti che in mobilità mi aiutino ad avere una bella qualità e soprattutto ad avere un workflow veloce, leggero, perché non sempre si può portare tutto. Quindi partiamo intanto dalle opzioni che abbiamo. Noi possiamo avere sia questo Mi Creator Studio, che è questo qui in mano, che sia il Satellite, che anche il Lavalier, che non c'è in questo test, ma sono prodotti, diciamo, della stessa famiglia. C'è anche un bundle, insomma, trovate tutto online sullo store che più vi aggrada, diciamo, ma abbiamo appunto diverse opzioni di comporre il nostro bundle. Di base, comunque, questo prodotto come si configura? Come un'interfaccia audio ovviamente class compliant, quindi che funziona senza driver, anche su Windows, per chi chiaramente si chiedesse questo, Windows si è aggiornato, insomma non siamo rimasti agli anni 90, da molti anni anche su Windows i dispositivi class compliant funzionano, e quindi questa è un'interfaccia audio class compliant con connessione USB-C che lavora a un massimo di 48 kHz e 24 bit, che ha un microfono a condensatore integrato, cosa diversa da alcuni prodotti della stessa categoria, insomma, che non hanno una vera e propria capsula a condensatore, oserei dire anche di qualità. Quindi può essere utilizzato su computer desktop, laptop, come farò io dopo e vedrete, con smartphone, con tablet, insomma ormai è praticamente compatibile con qualsiasi dispositivo. Basta connetterlo con la porta USB-C, ovviamente il cavo in dotazione, e tutto si collega istantaneamente, non c'è bisogno di alimentazione esterna. Questa per esempio è una cosa molto importante, perché in alcuni casi c'è esigenza di avere meno cose fra i piedi o magari non si può proprio utilizzare una presa di corrente. Partiamo dalle caratteristiche del microfono e mentre parlo vi metto insomma qualche ripresa più da vicino. Abbiamo innanzitutto questa capsula microfonica, che è una
appunto capsula cardioide, che supporta fino a 130 dB SPL, quindi supporta davvero una grande pressione sonora. E una cosa interessantissima è che è tiltabile, quindi abbiamo questo bellissimo sistema di tilt che per me è molto utile, perché in tantissime situazioni non è così facile, sembra stupida come cosa, ma in realtà in alcuni contesti non è così facile, parlo soprattutto magari anche di quelli video, direzionare bene il microfono, anche pensando magari all'inquadratura, all'ingombro, alla tipologia di asta, quindi sicuramente è una cosa comoda che possiamo decidere noi esattamente dove far puntare il microfono a parità di posizionamento dello chassis. Chassis che mi permetto di dire, sia per questo ma anche per il Satellite che vediamo fra poco, sono in metallo, hanno un loro peso, non sono pesantissimi ma sicuramente non sono dei plasticotti, quindi da un lato non sono così leggeri come un prodotto cinese, lasciatemi dire, magari in plastica, ma sono assolutamente trasportabili e si ha la sensazione di avere qualcosa di vero e che duri, insomma durable mi stava venendo in mente in inglese, che duri fra le mani, quindi questo è un aspetto molto molto importante. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un knob che consente di gestire il monitoring ed il volume delle cuffie switchando con un click fra le due impostazioni, e abbiamo qui sopra una barra LED che ci indica appunto il livello dell'uscita cuffie quando in verde e il balance dell'input nel monitoring quando in rosso, quindi passando dall'ascolto del microfono a pieno volume fino al mute, quindi se vogliamo utilizzare magari il monitoring del nostro sistema o per non ascoltare noi stessi, per esempio se stiamo facendo un'intervista, un podcast o quello che sia, insomma la scelta è solamente nostra. Poi abbiamo uno switch a tre posizioni che ci consente di settare il gain d'ingresso scegliendo fra mute, utile magari se stiamo registrando un podcast, noi ci mettiamo in mute quando non stiamo parlando per evitare di avere rientri aggiuntivi o magari per creare già dei file audio più puliti senza appunto il rientro dell'altro intervistato da noi, o insomma per tutti gli usi che vi possono venire in mente c'è anche un tasto mute che muta proprio l'ingresso, quindi il segnale non viene trasmesso, non è un mute nel microfono, quello si fa con il knob centrale come vi ho detto poco fa. Oltre al mute abbiamo quindi due posizioni, la posizione low che preamplifica a 0 dB, quindi una preamplificazione flat diciamo di servizio, e poi abbiamo una preamplificazione high che boosta 20 dB, quindi non abbiamo un vero e proprio gain di controllo manuale a step per dB, ma abbiamo questa opzione 0-20 che ovviamente è una limitazione perché non possiamo settare il gain ideale, ma tra tutte le prove che ho fatto devo dire che secondo me è stato tarato veramente bene. Soprattutto poi non ci dimentichiamo che lavorando nei contesti in cui può essere utilizzato, mi immagino sia utilizzato il MiCreator, andiamo sempre a fare post produzione, quindi se abbiamo bisogno di un po' più di gain comunque sia dovremo rimettere le mani sul materiale e lo possiamo fare. Ma per esempio voci su high perfette, chitarre acustiche, se andiamo molto forte anche sul low vanno bene, insomma abbiamo a disposizione un ventaglio di opzioni molto 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 importanti. Se andiamo sul retro troviamo la porta USB-C per la connessione appunto al device che abbiamo scelto, un jack 3,5 per l'uscita cuffie, un'altra porta sempre 3,5 denominata in-out, che possiamo utilizzarla sia per avere una seconda cuffia a disposizione, quindi anche questa è una roba molto molto comoda, ma che per aggiungere un microfono ausiliario, ad esempio, che può essere appunto l'Ustream Audio MiCreator Satellite, che è questo qui, piccolino. Ma su in-out, non lo vedremo in questo test, ma funziona assolutamente bene, possiamo collegare anche una sorgente come una chitarra elettrica, quindi un ingresso ad alta impedenza come chitarra elettrica, basso o ingressi come tastiere, altro non c'è limite, possiamo collegarci veramente di tutto e con low high andiamo tranquillamente a trovare la posizione giusta. In dotazione c'è già un cavo che converte da jack piccolo, come il 3,5, a jack grande, quindi siamo allineati su diciamo tutti i settori. Passiamo ora invece quindi al Satellite, che condivide la stessa identica capsula del MiCreator Studio, che è quello che abbiamo appena visto, è sempre tiltabile quindi anche questa cosa rimane, e abbiamo sul retro due porte, una porta da 3,5, in realtà sono entrambe da 3,5, quindi una porta denominata Link da 3,5 per collegarlo al MiCreator o anche altri dispositivi se vogliamo, quindi non abbiamo limiti di connessione, possiamo usarlo anche stand alone con altri device, e un'altra porta out per collegarlo alle cuffie, quindi anche qui una dotazione molto molto interessante. Nel case invece troviamo una serie di cavi per coprire i principali utilizzi della suite MiCreator, in questo caso del bundle che ho io,
delle faceplate sostituibili, quindi possiamo andare a cambiare faccia, tra virgolette, del nostro microfono, ed è una cosa, seppur che non cambia le funzioni pratiche del microfono, ma sicuramente, diciamo, interessante, magari per distinguere ancora meglio due sorgenti sonore, anche se comunque due microfoni sono già diverse di dimensioni, quindi sono facilmente identificabili, però c'è questa opzione custom, insomma, interessante. Si può immaginare, visto che c'è anche uno sheet tecnico con le dimensioni, di poterli customizzare a piacimento, in realtà, queste faceplate, magari stampandoci delle grafiche e attaccandole sopra. Insomma, come sempre i limiti sono ben pochi. Abbiamo anche nel case una barra stereo che ci consente di appunto fare riprese microfoniche stereo in modalità ORTF, perché le capsule saranno sempre a 17 cm. Noi comunque poi dobbiamo aprire i microfoni a 110 gradi per rispettare, diciamo, la tecnica ORTF. E quindi, che vi dico, è una dotazione secondo me interessante. Io passo subito a farvi ascoltare dei primi test che ho fatto con la mia voce, brevi perché, ripeto, è un prodotto anche veloce, pratico, e voglio che anche questo video sia veloce e pratico per chi può essere interessato. Vediamo intanto come risponde con la voce, sia in modalità low che high, anche con un pop filter, per capire, insomma, in modalità plug and play diretta senza post-produzione, così come suona questo microfono dritto. Per tutti gli esempi sto utilizzando un laptop Project Lead Master Traveler, quindi un portatile proprio per simulare un utilizzo reale in mobilità. Non avrebbe avuto senso, almeno per adesso, per me collegarlo al computer fisso, e quindi collego direttamente il cavo USB-C dell'Austrian Audio Mi Creator Studio alla porta USB-C, che in realtà è anche Thunderbolt 4, del Master Traveler 2024 di Project Lead, che non è altro che un laptop ad altissime prestazioni Windows, quindi vi ripeto, anche su Windows basta collegare, il dispositivo funziona senza assoluti problemi, quindi vi lascio alla prima prova. Questa è una prova di speech, sto parlando con un Austrian Audio Mi Creator Studio, sono a circa 10 cm dal microfono, e sono in modalità low a livello di segnale d'ingresso. Ora passo alla modalità high. Questa è la modalità high del microfono, quindi quella dedicata a strumenti o microfoni in generale, diciamo, input che hanno bisogno di un po' più di spinta microfonica. Infatti in questo caso la preamplificazione è di 20 dB. Torniamo su low. Questa è la differenza con low. Continuo a stare davanti al microfono e continuo a parlare. Provo ad avvicinarmi, vediamo anche l'effetto prossimità, comunque com'è. Adesso sono a una ventina di centimetri più o meno dal microfono, invece mi riavvicino moltissimo e sentiamo anche qui, diciamo, l'effetto prossimità. Con la scusa ho dato anche una botta qui, così sentiamo anche l'isolamento del, diciamo, dello shock mount integrato nel microfono. Adesso torno su high, provo a parlare veramente a bassa voce e in maniera molto molto vicina al microfono. Ora invece mi allontano ancora e continuo a parlare, mi allontano ancora e continuo a parlare, quindi abbiamo diversi suoni chiaramente in base alla prossimità che abbiamo col microfono. Continuo a parlare, vediamo anche con diciamo cosa succede in prossimità della capsula microfonica, quindi mi avvicino moltissimo, ricordo che siamo in modalità high, quindi abbiamo preamplificato moltissimo il segnale, questo è l'effetto prossimità, davvero davvero molto vicino alla capsula. Mi riallontano e continuo a parlare per farvi ascoltare il suono, e mi allontano ancora e vi faccio ascoltare di nuovo il suono. Qui sono in modalità high. Ora sono di nuovo in high, ma sono con un piccolo pop filter tenuto in mano, giusto per capire com'è la risposta anche alle plosive di questo microfono, immaginando anche ad esempio l'utilizzo podcast. È sempre sempre consigliato un pop filter appunto per gestire le plosive, ma vediamo il microfono stesso, insomma, come risponde alle plosive con un pop filter. Secondo me molto molto bene, ma insomma lascerò a voi come sempre il giudizio. Credo che Austrian Audio, a differenza di magari altri produttori device di questa tipologia, quindi dispositivi plug and play USB, credo che la loro esperienza nel mondo proprio musicale sia importante, perché credo che questi microfoni suonino anche piuttosto bene con gli strumenti. Chiaramente non possiamo pretendere di avere il risultato di un microfono da 1000, 2000, 3000 euro, ma secondo me il risultato è interessante, quindi anche per registrazioni in mobilità plug and play credo che sia un microfono con cui si può lavorare.
ma non ve lo voglio solo dire, vi faccio ascoltare innanzitutto una take fatta con il solo Mi Creator Studio, che riprende in mono la mia chitarra acustica. Sentiamo. A questo punto ho voluto anche fare una prova di registrazione stereo e, come ho fatto, ho utilizzato entrambi i microfoni, come vedete, con il supporto, la barra stereo di Austrian Audio per fare un ORTF, quindi microfoni a 110 gradi e distanza delle capsule fra 17 cm, che è una distanza già, diciamo, impostata di default nella barra che vi arriva, quindi non potete sbagliare tranne l'angolazione. E in questo caso, appunto, sentiamo una microfonazione stereo. Sono utilizzati entrambi i microfoni. Chiaramente dall'uscita link del satellite entro nell'ingresso in del Mi Creator Studio. In questo caso la coppia stereo è già realizzata e possiamo iniziare subito a registrare. Faccio anche un piccolo dettaglio su questa cosa. Quando connettiamo al computer, che sia esso PC o Mac o device, tablet, qualsiasi che volete, perché appunto vi ricordo che parliamo di un dispositivo class compliant, quindi per capirci attacchi e funziona, il dispositivo viene riconosciuto con due ingressi, quindi l'ingresso 1, che è quello se usiamo un solo microfono, ma in realtà la traccia 1 viene automaticamente duplicata anche sulla 2 se utilizziamo un solo microfono, quindi se siamo con applicazioni per esempio video call, podcast eccetera, Google Meet, Zoom eccetera, che supportano un ingresso stereo, noi abbiamo comunque la nostra voce bella centrale in mono, perché è lo stesso segnale sul canale destro e sinistro, quindi è una traccia stereo e sono input stereo, ma abbiamo di fatto un segnale identico destra e sinistra, quindi abbiamo un mono su traccia stereo, ma possiamo chiaramente andare a splittare le tracce, quindi possiamo impostare di registrare due tracce separate, una che prende l'input 1, quindi il Mi Creator Studio, e una che prende il 2, in questo caso il Mi Creator Satellite, se immaginiamo per esempio di fare un podcast dove siamo due persone che parlano e quindi abbiamo due microfoni e due tracce separate, quindi assolutamente configurazione semplice e veloce, anche perché ci sono due in e due out, quindi non si può sbagliare. Ascoltiamo l'acustica in stereo in modalità ORTF. Allora, non so che ne pensate, ma a me piace. Parliamo di un kit, questo qui, con i due microfoni, la barra stereo, i cavi, i faceplate, tutto il resto, che viene venduto, se non sbaglio, intorno ai 300 euro. E pensiamo che abbiamo due microfoni, quindi se io immagino che questo idealmente può essere un microfono da 150 euro, per me la qualità decisamente vale molto di più di 150 euro. Ma ripeto, questo non è un product placement. Su questo canale, come sapete, io faccio review tecniche approfondite, ma non nel senso finendo nel nerd, perché servirebbe a pochi.
ma diciamo mi occupo di analizzare i prodotti in maniera, numero uno, onesta, sincera, senza nessun tipo di richiesta da i prodotti che ricevo in prova, e soprattutto do delle informazioni che non devono necessariamente vendervi qualcosa, e soprattutto do delle informazioni che io acquisisco mentre provo i prodotti, quindi non sono qui a vendervi cose. Spero che i video vi aiutino per farvi un'idea sui prodotti, e finisce qui. Quindi questo per dirvi che non devo vendervi il microfono, semplicemente vi ho dato anche le tracce audio che sono pulite così come sono state registrate, e secondo me per questo prezzo avere questa qualità, insomma, io ho provato altri microfoni USB di queste fasce di prezzo e non ho raggiunto esattamente gli stessi risultati. Se devo trovarvi proprio una critica di questo microfono, ma ripeto, contestualizziamo sempre il tutto al fatto che parliamo di un kit con due microfoni e tutto il resto a poco meno di 300 euro, se non sbaglio. Chiaramente non abbiamo un low end molto importante, ma la cosa che mi ha colpito è il dettaglio che abbiamo sulle alte. Cioè, le riprese sono molto dettagliate, ma non sono harsh, cosa che invece è facilissima su capsule di bassa qualità. Quindi che manchino basse, ma che le alte siano fastidiosi, harsh, davvero difficili da ascoltare a lungo. Io qui ho trovato delle capsule molto dettagliate, ma non harsh. Ripeto ancora, è chiaro che se cerchiamo di fare riprese microfoniche incredibili, per quello scegliamo altri microfoni. E vi anticipo fra l'altro che seguirà un video su altri prodotti Austrian Audio, che è un brand che ho, diciamo, accolto in test molto molto positivamente, mi sta dando delle belle soddisfazioni. Quindi per le riprese molto belle, per esempio delle acustiche, state sintonizzati che tra un po' arriverà un altro video. Però ecco, mi ha colpito davvero la qualità di questo microfono e come è stato concepito. Voi avete sentito, non ci sono ronze, il noise floor è basso, molto 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 accettabile, molto più basso di alcune interfacce audio in commercio che fanno solo le interfacce audio. C'è un SPL importante, quindi come vedete anche in modalità high, parlando molto vicino al microfono, c'è davvero la sensazione di avere un effetto prossimità, ma non abbiamo la sensazione strana, brutta. Chiaramente abbiamo un pelo più di plosive, perché chiaramente siamo attaccati al microfono senza pop filter, quindi voglio dire, sfido qualsiasi microfono anche da 4.000 euro a non reagire così, ma abbiamo un segnale pulito, preciso, senza ronze, senza noise, che a volte con strumenti autoalimentati via USB arriva. Insomma, una dotazione per me molto 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 interessante ad un prezzo giusto. Per chi vedo questo prodotto? Lo vedo per chi fa podcast, per chi registra video in mobilità, magari anche interviste con due persone che parlano, lo vedo anche per qualcuno che vuole portarsi, come me, per esempio il mio caso, e avere un kit di microfoni da portare in giro con me in mobilità col computer quando non posso collegare una presa di alimentazione e alimentare una scheda audio vera e propria, ma avere a disposizione delle robe che mi permettono, per esempio, di fare delle registrazioni vocali senza problemi, di, appunto, come avete visto, registrare un'acustica, direi, in maniera molto 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 dignitosa, anzi direi di registrare delle belle acustiche, e quindi gli utilizzi poi sono davvero 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 tanti. Secondo me il prezzo è giusto, il rapporto qualità-prezzo è molto molto alto, ribadisco, molto più di altri prodotti della stessa categoria. Sono prodotti fatti bene, ve l'ho detto, resistenti, solidi proprio in mano, quindi mi danno l'idea di essere prodotti durevoli. Poi se saranno durevoli o meno ce lo dirà il tempo, magari vi aggiornerò tra qualche mese, anno, ma insomma con questa qualità, insomma, se resiste roba anche di minor qualità, con questo credo che, a meno che non lo lanciate dal decimo piano, sarete sicuramente al sicuro. Quindi niente, io vi ringrazio per essere stati con me su questo video, è un prodotto veramente interessante che vi consiglio, se potete provatelo. Ci vediamo al prossimo video, come sempre qui, se volete like, campanella, commento, per me è importante, mi aiuta molto, bla bla bla, ciao.